Mercoledì la proclamazione del nuovo sindaco di Nocera Inferiore. Manlio Torquato si prepara a vivere ufficialmente l'avventura da primo cittadino della città capofila dell'Agro. Dopo la sbalorditiva affermazione elettorale, ora è tempo di mettersi al lavoro e cercare di rimediare a quanto è venuto fuori dal primo turno, ossia una maggioranza bulgara, l'opposizione consiliare e numeri scarsi alle liste in sostegno a Torquato. In queste ore si susseguono gli incontri ufficiosi. Il neo sindaco sta cercando di sondare il terreno e capire se c'è la possibilità di un gruppo di responsabili che faccia da stampella al governo nocerino. Mentre i rumors parlano già di un altro gruppo interno al PDL pronto a firmare la sfiducia nella prima seduta utile del Consiglio Comunale. L'aria dunque è molto tesa e confusa. Il futuro è ancora molto incerto e nessuno si sbilancia sui possibili appoggi o clamorose bocciature a sole poche settimane dalle elezioni. Tra i primi impegni, così come annunciato nei giorni scorsi, c'è la priorità adeguamento dello Stadio Comunale San Francesco, anche se dalle aree critiche, periferie e Montevescovado, arrivano sollecitazioni ad interessarsi di queste realtà. Tra le priorità poi c'è quella finanziaria. Il sindaco, dopo l'incontro con i dirigenti, sta verificando se il paventato buco è reale o no. Sul fronte giunta invece nulla di nuovo. Gli incontri ufficiali cominceranno solo dopo la proclamazione. Questo sembra essere la linea da adottare. Tante comunque le voci sui papabili. In pole position ci sarebbe Pasquale D'Acunzi, che in queste ore, così come è stato durante tutta la campagna elettorale, è ombra del primo cittadino eletto.